Le partite dell'Interclub Muggia vi vengono offerte da Gruppo Euris, soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto, Petrol Lavori, sabbiature e pitturazioni, lavori industriali e navali, CMG, costruzioni e manutenzioni generali, Farmacia Aquilinia, il collegamento per la tua salute, www.farmacia-aquilinia.it, TES, consulenza nei settori della sicurezza, dell'ambiente, della qualità e della progettazione. Old London Pub, ampia scelta di whisky a San Giacomo, via Caprin 17, Trieste. Ventesima giornata del campionato di Serie B femminile al Paraquilinia. Si affrontano la Pallacanestro Interclub Muggia e il Ponzano Basket. Veniamo alla formazione delle squadre, iniziando con il Ponzano Basket, con la numero 0 Ciferni, 3 Tasca, 4 Dalla Riva, 5 Frada, 6 Gasparini, 7 Camazzola, 8 Trevisioli, 9 Schiavon, 10 Zanatta, 12 Pizzolato, 14 Parocco, 16 Vascone, coach Michele Tomei, il suo vice Bianca Rossi. Veniamo all'Interclub Muggia con il numero 5 la capitana Annalisa Boroni, 6 Ania Struna, 8 Lara Kumbat, 9 Stefania Filippas, 10 Giulia Janesic, 11 Alice Gregori, 12 Giorgia Silli, 16 Giovanna Reppi, 17 Valentina Rosin, 18 Nicole Mezzek, 20 Costanza Miccoli, il coach Nevio Giuliani, assistenti Massimiliano Trimboli e Alessandro Meden. Ventesima giornata quindi di campionato con Muggia che cercherà di riscattare la brutta prova di 7 giorni fa nel derby contro Roma. Una Muggia che nelle file è assente la numero 15 Alice Policastro, quindi una Muggia rimaneggiata. È quasi tutto pronto per l'inizio della partita. Una Ponzano che veramente deve cercare di fare punti per ottenere almeno il quarto posto, è utile per la zona playoff. Quindi diciamo che pure questa è una partita da playoff. Il tuo commento, Riccardo Rosin? Ci aspettiamo una partita piuttosto dura. In effetti manca un elemento di esperienza come Policastro, oltretutto non abbiamo giocato bene nelle ultime volte che siamo presentati in campo. Ponzano è una squadra in crescita, vediamo come andrà. Senz'altro sarà un test veramente probante per le giovani. Andiamo subito in cronaca con Muggia in avanti, Silli, Gregori dentro per Miccoli, Mezek per Silli. Sì, la terza lunetta passa al centro per Miccoli che commette infrazioni di passi, quindi nulla di fatto per questa prima azione d'attacco da parte delle Riverasche, e Ponzano quindi che imposta il gioco con la Gasparini. Muggia riaggancia con Mezek. Si arresta, tira, sbaglia, rimbalzo Silli che realizza i primi 2 punti dell'incontro. Ponzano quindi si fa sotto con la Pizzolato. Questo tiro che non va da parte della Gasparini, e quindi Muggia si porta la mette in avanti con Miccoli per Silli, dall'altra parte per Mezek, per Gregori. Miccoli sbaglia e da sotto recupera Muggia con Kumbat. Gregori tiro da tre da parte di Lara Kumbat, che va a bersaglio proprio al limite dei 24 secondi, quindi 5 in 3 Muggia, 0 Basket Ponzano, con le bianco-verdi in Venete in avanti. Frada per la Trevisiole che prova il tiro e in sacca. Interclub 5, Ponzano 2, con le Riverasche che ripassano la linea di metà campo con Kumbat per Silli.
Miccoli, Silli, prova il tiro da lunghissima distanza e va a bersaglio. 8-2 per la formazione di coach Nero Giuliani, quando sono passati 2 minuti e mezzo dall'inizio dell'incontro, con Ponzano in possesso di palla. Rotazione nel tiro e va a bersaglio con la Gasparini. Interclub quindi 8, Ponzano 4. Pressing da parte, alto da parte delle Venete. Kumbat per Janesic, che perde palla, riconquistata quindi dalle Venete, che hanno il tempo per impostare l'azione con la Schiavon. Dentro per Pizzolato, che realizza, si fa sotto quindi Ponzano, che ora è a 2 punti dall'Interclub. Interclub 8, basket Ponzano 6. Kumbat, pressata da 2 giocatrici, riesce a passare per Mezek, sotto per Miccoli, che insacca altri 2 punti, 10-6 in favore dell'Interclub. Imposta il gioco la Gasparini, per la Schiavon, dentro realizza la numero 9 Schiavon, e viene quindi chiamato il primo time out dell'incontro da parte di coach Giuliani. Cosa ti appaccio di questo avvio? Inizio pirotecnico, tutto il contrario di quello che si è visto domenica scorsa. Speriamo che la velocità che finalmente si vede ci aiuti. L'anno scorso, l'altra partita, andando piano, abbiamo perso. Andando velocemente speriamo di portarla a casa. Bene, entriamo quindi in cronaca, ricordandovi il punteggio che vede l'Interclub avanti di 2 lunghezze, 10-8. Quindi si entra in gioco con l'Interclub in avanti, con Kumbat che cerca Miccoli, ma le due non si capiscono, e quindi riprende palla il Ponzano con la Pizzolato, che prova il tiro, lo sbaglio, lotta rimbalzo e palla sempre in possesso delle biancoverdi con la Gasparini. C'è il rimbalzo, quindi il tiro da parte della Pizzolato. E c'è quindi il fallo di Kumbat, che manda da lunetta per 2 tiri. La Vascon, il primo non prende neanche il ferro. E realizza il secondo, quindi ora è solo uno i punti che separano le due formazioni, 10 Interclub, 9 Ponzano. C'è quindi il fallo della numero 12, ritrovato, quindi Muggia può quindi ripartire con Silli per Mezek, dentro per Miccoli. Kumbat, Gregori dal lato prova il tiro da lunga distanza, Silli, ma coglie il ferro, contropiede dall'altra parte, la parte di Ponzano con il numero 5 Frada, ma c'è il nulla di fatto e quindi Muggia recupera e si porta subito sotto e realizza con Mezek
12-9, quando siamo giunti quasi alla prima, alla metà del primo quarto, con Ponzano quindi che porta palla, pizzolato per la Gasparini. Lotta sotto canestro, palla quindi conquistata da parte di Muggia. Kumbat per Miccoli, che realizza sicuramente buon avvio da parte di Miccoli, che almeno per il momento risulta essere la top scorer dell'incontro. 14 Inter Club, 9 Ponzano. Dall'altra parte c'è l'errore dell'evento, quindi Muggia subito che riparte a tutta velocità con Gregori, che passa per Silli, Mezek realizza e quindi c'è il time out chiamato da parte del allenatore ospite. Così un buon inizio di Muggia. Velocità continua, c'è una buona precisione anche sui tiri, non dimentichiamo che Muggia ha già messo due triple e anche per questo è avanti. Speriamo che il ritmo continui così, penso che in effetti i ritmi alti agevolino un po' la squadra di Muggia. E si prende quindi a giocare dopo questo time out chiamato dal coach ospite, con le biancoverdi quindi in avanti. Camazza quindi per palle, Muggia riparte con Gregori, sotto per la Mezek che realizza un'azione veramente di pregevole fattura, quella da parte di Muggia. E c'è il fallo in attacco da parte della Gasparini. Cambio nelle file di Muggia, esce Gregori ed entra Filipas, e quindi si può ritornare a giocare con la stessa Filipas, che si incarica della battuta dal fondo per Kumbat, pressata da parte della Camazzola. Silly per Mezek che sbaglia, quindi dall'altra parte si fa sotto la formazione guidata da coach Tomei, e sbaglia da sotto e quindi si riprende con Muggia in avanti. Kumbat per Mezek, prova il tiro dalla lunga distanza e lo sbaglia, e quindi riparte con Gasparol per Schiavon. Palla intercettata da parte della Miccoli per Silli, che va a segno. Ora sono 11 le distanze che separano le due formazioni. Inter Club 20, Basket Ponzano 9. Camazzola prova il tiro dalla lunga distanza che non va, rimbalzo da parte della Miccoli per Kumbat. Silli, Filipas, Silli da 3. Sbaglia, lotta a rimbalzo e palla persa da parte di Miccoli, e quindi Camazzola per la Frada, con Ponzano in avanti, quindi con la Parocco per la Schiavon, e c'è il fallo da parte della Miccoli.
Doppio cambio nelle file di Muggia, esce Miccoli ed entra Rosin, esce Mezek ed entra Janesic. Qui si parte con rimessa lato in favore delle venete, palla della Camazzola contrastata da Filippas. Camazzola e intercetta quindi Kumbat e c'è il fallo sulla Kumbat da parte della Riva. Primo fallo per la giocatrice veneta e quindi si partirà con rimessa a lato in favore di Muggia con battuta da Kumbat. Lancio lungo per Janesic, Filippas, Kumbat, Rosin per Janesic, Silli. È dato fallo in attacco per contro le Rivierasche. Ci sono le lamentele anche del coach Giuliani e quindi nulla di fatto per le Rivierasche. Quindi ripartono le venete con Camazzola, da sotto sbaglia e quindi a rimbalzo Muggia con Filippas per Kumbat. Rosin sbaglia, recuperano quindi le ospiti. Azioni molto veloci in questo frangente di partita. Perocco per dalla Riva, contrastata da Janesic che commette fallo. Ci sono due tiri liberi per dalla Riva. Il fallo era di Rosin, non di Janesic, quindi ce ne scusiamo. Due tiri quindi per liberi per dalla Riva, realizza il primo. E sbaglia il secondo, lotta rimbalzo, palla conquistata da Muggia con Kumbat. Lancia per Filippas, Silli si arresta, tira e realizza. 22 Interclub, Ponzano 10, quando siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo quarto con le venete in avanti con Camazzola per la Schiavon, da sotto realizza dalla Riva. 22 a 12, 10 lunghezze, si pongono due formazioni. Kumbat per Janesic, per Filippas che subisce il fallo da parte della Trevisol. Cambio delle file quindi di Muggia, esce Rosin ed entra Struna. Rimessa battuta da parte di Muggia con Filippas per Silli, mentre Filippas dentro per Struna, per Silli. Kumbat tira, colto, palla che era stata spizzicata in precedenza e al limite 24 secondi realizza Janesic, quindi Interclub 24 Ponzano 12. Molto bene, questa è l'ultima azione di questo primo quarto. E termina qui quindi il primo quarto con l'Interclub Muggia in avanti con il punteggio di 24 a 12. Ecco Rosin, un tuo commento su questo primo quarto, una Muggia che comunque ha segnato tanto, ha subito poco. Sì, sì, ottima prima frazione, veloce, buona percentuale sui tiri, forse qualche fallo di troppo, peccato che una lunga come Rosin abbia già due falli, ma insomma
Per fortuna siamo coperti nel ruolo, mi pare che se va avanti così la partita Muggia se la sta facendo, portando a casa abbastanza bene. Forse Ponzano un po' sottotono rispetto a quanto mi aspettavo, vediamo adesso, può cambiare tutto in pochi minuti ovviamente. Sicuramente un buon primo quarto, cos'è, diciamo, la cosa che ti è piaciuta di più? Beh, l'inversione di tendenza totale rispetto alla partita di domenica. Domenica si è andati a passeggio. Basta vedere che domenica, dopo tre tempi, le squadre erano quasi su 30 pari. Adesso Muggia in un tempo ne ha fatte 24 e qua è tutta la differenza. Ponzano, secondo te su cosa è mancata? Ha avuto diverse imprecisioni sul tiro, evidentemente. È stata anche messa in difficoltà dalla difesa di Muggia e penso che anche perché Muggia ha giocato bene in difesa. Entriamo quindi in cronaca con questo secondo quarto della partita fra Interclub Muggia e il Ponzano Basket, ricordandovi che il primo quarto di gioco si è concluso con la formazione riverasca avanti di 12 lunghezze per 24-12. È quasi quindi tutto pronto per l'avvio di questo secondo quarto di gioco. Con la battuta Kumbat per Janesic, Silli per Kumbat, Filipas, Struna per Filipas che subisce il fallo. Da parte della numero 8 Trevisiol, quindi si sa, rimessa del fondo, battuta da Janesic per questo tiro che coglie il ferro da lunga distanza da parte di Filipas e quindi si riprende con Ponzano in avanti. Trevisiol per Camazzola, pizzolato infrazione di 3 secondi quindi per la formazione ospite, nulla di fatto, Muggia può ripartire. Kumbat ad impostare la manovra contrastata dalla Camazzola per Filipas, Silli, Kumbat in entrata, scarica per Janesic che perde palla e c'è quindi viene conquistata dalle ospiti con la Camazzola per Trevisiol a chiamare lo schema. Per Pizzolato e c'è il fallo di Struna. Cambio nelle file ospiti, uscita la Trevisiol ed è entrata la Gasperini. Palla quasi presa da parte di Struna ma rimane in possesso degli ospiti che sbagliano da sotto con la dalla riva e quindi rimbalzo conquistato da parte di Kumbat che passa per Silli. Nuovamente Kumbat, c'è il tiro che coglie il ferro da parte di Struna. C'è il secondo fallo di Struna, cambio nelle file di Muggia, esce Struna ed entra Miccoli. Ricordiamo il punteggio che rimane sempre invariato quando sono passati 1 minuto e 35 dall'inizio del secondo quarto. 24 Interclub Muggia, 12 Ponzano Basket con le nanoverdi in avanti, la Camazzola per dalla riva. In entrata realizza 24-14, 10 lunghezze, ci sono due formazioni. Janesic per Kumbat che per Filipas, scusate, che subisce il fallo. Il
fallo da parte della Frada. Quindi riprenderà il gioco con rimessa a fondo da parte dell'Interclub con Janesic per Kumbat. Janesic, Miccoli al centro per Filipas che non aggancia e palla che esce, quindi sarà in favore di Ponzano con la battuta della Schiavon. Cambio per Muggia, esce Silli ed entra Medzek. Camazzola. Sotto per Schiavon che sbaglia e quindi Muggia riparte con Metek ma perde palla, quindi l'altra parte la Camazzola che subisce il fallo da parte di Miccoli. Si arrabbia coach Giuliani che vuole maggiore impegno da parte delle sue ragazze. Camazzola contrastata da Miccoli. Camazzola si incunea nella difesa ospite e in entrata mette a segno altri punti, parziale di 4-0 in favore delle ospiti. Kumbat dall'altra parte per Medzek, al centro per Miccoli, Janesic. Medzek prova ad andare in entrata e sbaglia. Schiavon quindi per la Camazzola che varca la metà campo e passa per Perocco. Camazzola in entrata, sbaglia, lotta rimbalzo, fasi concitate dell'incontro e palla che viene quindi conquistata di nuovo dalle biancovardi che sbagliano il tiro da tre. Palla persa da parte di Kumbat, conquistata dalla secondaria Riva che realizza e c'è quindi il parziale in favore degli ospiti di 6-0 e coach Giuliani che quindi chiama il time out. Un secondo quarto non buono per l'Interclub. L'abbiamo detto, tutto può cambiare in un ame ed è successo purtroppo. Inizio pessimo, non mi ha segnato neanche un canestro ancora Muggia, oltre a aver ceduto troppo all'irruenza e alla scarsa concentrazione, evidentemente basterebbe usare qualche volta un po' più la testa, speriamo bene. Un secondo quarto che Muggia non è neanche ancora riuscito ad andare a canestro dopo che nel primo quarto ne ha realizzati 24 di punti. Forse erano troppi prima, speriamo che le cose si bilancino e si bilancino positivamente per Muggia, vediamo. Vediamo cosa quindi coach Giuliani ha saputo infondere alle sue ragazze in questo time out. Si prende quindi a giocare, ricordiamo che mancano 6 minuti e 21 alla conclusione del secondo quarto con Muggia che quindi si appresta a battere la rimessa del fondo con Medzek per Janesic. Pressing alto da parte della formazione ospite. Medzek per questo tiro che non va da parte di Filipas. Muggia comunque riprende palla, prova il tiro da tre con Janesic che non va e quindi il risultato rimane sempre ancorato sul 24-18 con le venete che hanno la possibilità di accorciare ulteriormente. Frada, tiro da lunga distanza sbagliato, recuperano le Riverasche. Ci saranno adesso due tiri dalla lunetta per Frada. Cambio nelle file di Muggia, esce Filipas ed entra Gregori.
Terzo fallo da parte di Miccoli. Primo tiro sbagliato per da Frada. Realizza il secondo, 1 su 2 per la giocatrice bianco-verde. 24 Inter Bemugia, 19 Pozzano Basket. Janesic per Mezek, al centro per Miccoli che prova ad entrare e subisce fallo. Fallo da parte della Vascon, quindi due tiri per Miccoli. E sbaglia il primo. Realizza il secondo, 25 a 19. Cambio nel file dell'Inter Club, entra Silli ed esce Miccoli. 5 minuti e 25 all'intervallo lungo, con le venete in avanti della riva. Prova il tiro, sbaglia, pare conquistata da parte di Mezek per Silli, per Kumbat, per Janesic. Kumbat in entrata e si prende il fallo. Quindi due tiri da lunetta per Kumbat. Sbaglia il primo. Realizza il secondo, 26 a 19. Come siamo giunti alla metà esatta del secondo quarto di gioco. Camazzola. E c'è il fallo da parte di Gregori sulla Camazzola. Primo fallo per la giocatrice di Muggia. E quindi due tiri dalla lunetta per la Camazzola. Sbaglia il primo. Realizza il secondo, 1 su 2. 26 a 20. C'è l'accelerazione da parte di Janesic per Silli. Mezek poi tira completamente sbagliato. Recuperano quindi le venete con la play Camazzola a impostare il gioco per le sue. Contrastata da Janesic, da Kumbat. Perocco per Vasco e Muggia quindi riprende palla con Gregori che in entrata realizza. Bella azione questa di Gregori, e più 8 per Muggia, 28-20. Dall'altra parte Frada prova l'azione ma non va e recupera, non va, e quindi subito dall'altra parte recupera Muggia con Silli per Gregori, Mezek, Kumbat, Janesic. Janesic in entrata, prova il tiro e non va, recupera Silli che la mette. Nuovamente ora sono 10 le lunghezze che separano le due formazioni, 30 a 20. Subito quindi il coach ospite chiama il minuto di sospensione. Ultimi minuti questi di Muggia che sembra riprendersi dopo l'inizio del secondo quarto, diciamo non positivo. All'inizio evidentemente tutto quanto è entrato nel primo tempo non è entrato più, adesso sembra che la squadra di Muggia sia risvegliata un po' dal torpore che l'ha contraddistinta in tutto questo secondo tempo. Le ragazze hanno cominciato a correre di nuovo, a fare entrate, hanno preso qualche fallo buono, peccato per i tiri liberi sbagliati, ma insomma la squadra sembra essere ripresa, forse il minuto è servito. Ricordiamo che mancano 3 minuti 48 all'intervallo lungo, con Muggia avanti di 10 lunghezze, 30 a 20.
si prenderà quindi a giocare con rimessa dal fondo per le Venete. Frada per Gasparini, che prova il lancio lungo a cercare la Frada, ma è completamente sbagliato, quindi nulla di fatto in attacco per le ospiti. E Muggia che può ripartire, Janisic in cabina di regia per Silli, Mezek dall'altra parte cercava la Janisic, ma nulla di fatto. Ma Muggia recupera con Silli, Kumbat, Silli nuovamente, Silli c'è quindi il fallo su Silli, che manderà per due tiri di lunetta la giocatrice Mugesano. C'è il richiamo da parte dell'arbitro nei confronti del coach ospite, che ha qualcosa da ridire, quindi il gioco è fermo. Si prende quindi con due tiri da lunetta. Sbaglia il primo. E realizza il secondo. 31 Interclub, 20 Ponzano. Gasparini carica per questo tiro da lunga distanza che non va, e Muggia quindi si fa sotto. Silli non imbecca Janisic, quindi azione che finisce in niente, nulla di fatto, il risultato rimane sempre invariato, 31-20, 2 minuti e 57 alla conclusione del secondo quarto di gioco. A chiamare lo schema la Gasparini per Frada. Trisioli per la Frada, che prova il tiro e va a segno, 31-22. Kumbat, e c'è il fallo alla testa di quasi metà campo da parte della Gasparini. Cambio delle file di Muggia, esce Janisic ed entra Rosin. Quindi ci saranno due tiri dalla lunetta per Kumbat. Realizza il primo. E realizza pure il secondo, 2 su 2 per Lara Kumbat, 33-22. Interclub con la Frada in avanti per le biancoverdi. Frada aggancia e mette a segno due punti, la numero 16 Vascon, 33-24. Palla intercettata da parte di Frada, quindi rimessa dall'altezza di metà campo per l'Interclub, con già battuto Silli per Kumbat. Kumbat è entrata con la stato avversaria e prova il tiro, lo sbaglia, para conquistare la stessa Kumbat, prova il tiro da tre e lo mette a segno Mezek, 36-24, massimo vantaggio dell'Inter Club, che si è già verificato alla fine del primo quarto, 12 lunghezze. Fallo da parte della Mezek, e quindi ci saranno due tiri liberi per la Gasparini. Assieme il primo.
Coglie il ferro il secondo, conquistata quindi da Rosin per Mezek. Lancio lungo e ha trovato la, in cerca della Silly, che l'ha trovata. Silly per Gregori, che e c'è il fallo di sfondamento da parte di Rosin. Terzo fallo per la giocatrice di Muggia. Subito una situazione non facile relativa ai falli per l'Inter Club. Si viene quindi a giocare con la Frada, la Gasparini, che prova il lancio lungo e realizza da sotto la Frada, 36-27. E c'è il fallo sulla Gregori da parte della Frada. Secondo fallo da parte della giocatrice veneta e quindi due tiri liberi per Alice Gregori. Sbaglia il primo. E realizza il secondo, 37-27. Ora sono 10 lunghezze che separano le due squadre, quando manca 1 minuto e 16 alla conclusione del secondo quarto. Gasparini a chiamare lo schema per la Frada. Aggancia la Kumbat, che recupera e passa per Rosin, per Gregori. Rosin da sotto si prende il fallo e quindi c'erano due tiri liberi per Valentina Rosin quando mancano, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Assegna il primo. E assegno pure il secondo, 2 su 2 per Valentina Rosin, più 12 Inter Club, 39-27, 52 secondi all'intervallo lungo. Con i biancoverdi in avanti, Parocco. Bella Vascon. Parocco prova il tiro e la mette. Tiro da 2 punti. Quindi Muggia parte con Mezek. Per Kumbat, per questo tiro da 3 che non va da parte di Gregori, e da sotto realizza Rosin, 41 Inter Club, 29 Ponzano. Gasparini, e c'è il fallo di Mezek. Secondo fallo per la giocatrice di Muggia, che manda quindi a lunetta per 2 tiri liberi. La Pizzolato, che sbaglia il primo e realizza il secondo. Cambio di file di Muggia, esce Rosin ed entra Janesic. 10 secondi alla conclusione del secondo quarto, più 11 Muggia, 41-30. Kumbat per Gregori, per questo tiro da 3 che coglie il ferro da parte di Janesic, e si conclude il secondo quarto con il punteggio che vede l'Inter Club avanti di 11 lunghezze sul Ponzano per 41-30. Noi ci fermiamo un attimo per il break pubblicitario, ritorneremo con il terzo quarto della partita fra qualche istante.
Le partite dell'Interclub Muggia vi vengono offerte da Gruppo Euris, soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto, Petrol Lavori, sabbiature e pitturazioni, lavori industriali e navali, CMG, costruzioni e manutenzioni generali, Farmacia Aquilinia, il collegamento per la tua salute, www.farmacia-aquilinia.it, TES, consulenza nei settori della sicurezza, dell'ambiente, della qualità e della progettazione. Old London Pub, ampia scelta di whisky a San Giacomo, via Caprin 17, Trieste. Terzo quarto fra Interclub Muggia e Ponzano Basket, ricordandovi il punteggio alla conclusione dei due quarti precedenti, che vede l'Interclub avanti di 11 per 41 a 30. Così, un tuo commento su questi primi due quarti di gioco? Si è vista una discreta partita, a parte un inizio di secondo tempo un po' faraginoso da ambo le parti. Il punteggio di 41 a 30 è un buon punteggio, le squadre stanno correndo, stanno segnando. Speriamo di vedere una buona ripresa. L'importante adesso è partire bene, tenere il ritmo e non concedere nulla, come sempre del resto. E quindi è quasi tutto pronto. Si riprenderà a giocare. Ricordando appunto nuovamente il punteggio 41-30 in favore dell'Interclub Muggia. Coach Giuliani che schiererà per questo terzo quarto Silli, Janesic, Kumbat, Miccoli e Mezek. Questo quindi è il quintetto che partirà per l'inizio di questo terzo quarto di gioco. Quindi possesso per le ospiti con la battuta da Schiavon per la Camazzola ad impostare la prima azione di questo quarto. Schiavon per la Pizzolato. Dentro per la Trevisiol che provano il tiro, nulla di fatto, Muggia quindi riconquista palla, imposta con Lara Kumbat per Janesic, Silli, Mezek, Kumbat per Miccoli, Janesic, Silli, tira, sbaglia. Quindi recuperano le ospiti che si portano subito sotto con Frada per Camazzola. Frada, Camazzola. Passa per la Parocco che è da sotto, mentre per la Frada che prova il tiro, lo sbaglia, lotta a rimbalzo e c'è il fallo da parte della Parocco. Quindi Miccoli alla battuta che non si capisce con Janesic, palla conquistata in attacco per gli ospiti che la perdono. Coach Giuliani si lamenta. Quindi rimessa a lato per l'Interclub con Silli. Per Kumbat, Silli, per Mezek, sul fondo, per Miccoli, per Silli, Kumbat, per Silli che si arresta, prova il tiro, lo sbaglia, rimbalzo ospite, Camazzola. Per la Schiavon che non aggancia e quindi azione d'attacco che sfuma. E Muggia può ripartire, rimessa dal fondo già battuta da parte di Janesic per Mezek che è contrastata dalla Schiavon. Kumbat in entrata, scarica per Miccoli, Janesic in entrata, realizza! Primi due punti di questo terzo quarto per l'Interclub. Quando sono passati 2 minuti e 0,5 dall'inizio.
Frada per la e c'è il fallo della Mezek sulla Schiavon, quindi ci sono due tiri liberi per la giocatrice veneta. Segna il primo. E sbaglia il secondo e poi l'inconquistata bianco-verdi a rimbalzo. E quindi impostare il gioco la play Camazzola per Palocco. Palocco si arresta, tira in sospensione, sbaglia, recupera Mugia con Janesic per Silli, Mezek, Janesic per Miccoli, per Mezek. Prova il tiro, coglie il ferro, rimbalzo quindi di Ponzano. E c'è quindi questa rimessa in favore di Ponzano. Frada per la Palocco che prova il tiro dalla lunga distanza e va a bersaglio. Ora sono 9, le lunghezze separano le due formazioni, 43 Interclub, 34 Ponzano con Muggia in avanti. Azione che suma con Miccoli che mette il piede oltre la linea di campo. E quindi il risultato rimane invariato, cambio nel file di Muggia, esce Mezek ed è entrata Filipas. Ponzano con la Pizzolato, pare conquistata quindi da Lara Kumbat, contrastata. Passa per la Miccoli che prova il tiro e lo mette a segno. 45 Interclub, 34 Ponzano, 6 minuti e 05 alla fine del terzo quarto di gioco. Ponzano in avanti, Frada da sotto per la Palocco, nuovamente per la Camazzola che sbaglia e quindi Muggia può ripartire. Kumbat, lancio lungo per Filipas, Silli. Fallo. E c'è il fallo su Giorgia Silli. Da parte del Pizzolato, secondo fallo per la giocatrice veneta. Quindi si partirà con remessa a fondo per l'Interclub con Janesic alla battuta, per Miccoli, Filipas, per Janesic, prova il tiro e non va, sfortunata in questo caso la giocatrice rivierasca, la palla sembrava andare dentro e quindi le ospiti nuovamente sotto. La Frada prova un tiro impossibile, lo sbaglia, pare conquistata da parte di Filipas e è dato fallo contro. Cambio nel file di Muggia, è entrata quindi la Janesic. Palocco per la Frada. Frada contrastata da parte della Filipas. Frada. La Palocco che prova il tiro, coglie il ferro a rimbalzo, pare conquistata da Muggia con Kumbat che subisce fallo. Da parte del Pizzolato, primo fallo per la giocatrice veneta e quindi Muggia può ripartire in avanti. Kumbat per Silli, Janesic per Miccoli,
tiro da lunghissima distanza che non va da parte della Filipas, e quindi rimbalzo ospite con le biancovalli che si portano in avanti, azione velocità, tiro da tre punti da parte della Frada che va a segno. Le ospiti che si avvicinano e si portano a meno 8, intercap 45 a 37 Frada. Mugia azione di tutta velocità e va a segno con Janicic, e quindi vengono ripristinati il divario di 10 lunghezze, 47 a 37. D'altra parte, altro tiro da 3 da parte della Caramazzola che non va. Mugia quindi si porta in avanti. Miccoli che si prende il fallo da parte della Camazzola. Rimessa quindi dal fondo in favore della compagine di coach Giuliani, con Kumbat alla battuta per Janicic. Miccoli per Janicic, Kumbat dentro per Miccoli, e infrazione di 3 secondi da parte di Miccoli. 3 minuti e 47 a conclusione del terzo quarto di gioco, 47 a 37 è il punteggio, più 10 Interclub, con gli ospiti quindi ad impostare l'azione d'attacco. Schiavon, tiro da 3 punti che non va da parte della Parocco. Palla che esce e quindi in favore di Mugia, alla battuta dal fondo. Kumbat per Filipas. Kumbat, volte passa a metà campo, passa per Janicic dal fondo per Silli, dentro Miccoli che si aggira, prova il tiro che non va, rimbalzo ospite, e con le bianconate sputano subito in avanti, e c'è il tiro che non va da parte del Pizzolato, ma c'è il fallo da parte di Silli. Primo fallo per la giocatrice muggiosana, e quindi due tiri da lunetta per la Gasparini, e realizza il primo. E realizza il secondo, 2 su 2. Cambio per Mugia, esce Miccoli ed entra Rosin. Alla battuta quindi Janicic per Kumbat. Pressing alto da parte di Pulsano. Rimessa quindi in favore dell'Inter Club, con Kumbat per Janicic, Silli e non aggancia Filipas, quindi azione che sfuma. Punteggio che rimane sempre invariato, 47 e 3 Mugia, 39 Ponzano Basket, 2 minuti e 50 al termine terzo quarto. Indecisione, palla quindi che viene data in favore di Mugia, battuta già rimessa da parte di Janicic per Kumbat, palla spizzicata da parte della Gasparini, e quindi rimane sempre in favore il possesso palla della compagine rivierasca. Janicic si caricherà della battuta. Kumbat dall'altra parte per Filipas, al centro per Rosin. Janicic per Filipas, dentro per Rosin che si gira e tira, sbaglia, e lotta quindi a rimbalzo con il pallone che è conquistato dalla formazione bianco-verde di Ponzano. Parocco per questo tiro che non va da parte della Gasparini, e rimbalzo riconquistato, e palla conquistata nuovamente da Ponzano.
Gasparini per la Palocco. Kumbat cerca di conquistare palla, tiro da lontanissimo che non va, e palla persa da parte di Ponzano. Un minuto e 50, 47 Interclub, 39 Ponzano. La palla in possesso di Muggia con Janesic per Silli. Kumbat in entrata realizza e subisce fallo, quindi avrà anche il tiro libero supplementare. Azione quindi da potenziali tre punti per Muggia, cambio nelle file di Muggia, esce Silli ed entra Mezek. Tiro libero quindi supplementare per Kumbat. Sbaglia, ma c'è il fallo da parte della Schiavon. Quindi c'è il tiro libero, si è ripetuto il tiro libero, non va a rimbalzo, quindi Muggia con Rosin per Janesic. Filipas, Mezek per Kumbat, Rosin che commette infrazione di passi. Quattro 39 punteggio, Mezek che riconquista palla in maniera rocambolesca, quindi Muggia si fa sotto con Kumbat e c'è il fallo. Da parte della Camazzola, quindi ci saranno due tiri liberi da parte di Kumbat. Sbaglia il primo. E realizza il secondo, 1-2 per la Kumbat, 50 in Interclub Muggia, 39 Ponzano, 1 minuto e 12. Alla fine del terzo quarto, Trivisol. Per la Schiavon che sbaglia, rimbalzo Muggia con Rosin. L'ultima a toccare è stata la giocatrice di Muggia, quindi rimessa dal fondo in attacco per Ponzano. Si arresta e tira la pitrato e sbaglia, pare conquistata sempre da Ponzano, ma c'è il fallo commesso da parte di Filipas, quindi sempre in attacco la formazione ospite quando siamo andati nell'ultimo minuto di gioco di questo terzo quarto. Trevisol per la Pizzolato. Prova il tiro, coglie il ferro la Gasparini, lotta e palla contesa che in questo caso va a Muggia. La freccia indica a Muggia e quindi 36 secondi e 8 decimi a conclusione, terzo quarto con Muggia che ha la possibilità di incrementare ulteriormente il vantaggio. Kumbat per Janesic, dall'altra parte per Filipas, Mezek che non si capisce con Rosin, palla conquistata e contropiede veloce dall'altra parte e realizza in entrata la Gasparini. Kumbat per Janesic, 10 secondi alla conclusione, Muggia deve trovare il tiro. Janesic finisce così il terzo quarto con l'Inter Club avanti di 9, 50 a 41.
Così un parziale di 11-9 in favore di Ponzano in questo terzo quarto. Sì, sembra che Muggia si risvegli nella seconda parte dei tempi, per fortuna almeno, comunque un tempo molto nervoso, ha fatto la padrona, il nervosismo in campo, non si è visto certo un bel basket, molto meglio in altre fasi della partita. Adesso Muggia a 9 punti, Ponzano comunque sta giocando, la partita è ancora aperta ovviamente. Partita quindi apertissima, quella fra Intercap Muggia e Ponzano, ricordiamo il punteggio, 50-41, 9 lunghezze. Cosa secondo te manca a Muggia per chiudere la partita? Beh, intanto si è sbagliato tantissimo sui tiri liberi. Evidentemente con una percentuale un po' più decente si poteva essere avanti di altri 5 punti almeno. E poi un po' di concentrazione, non mi è piaciuto questo terzo tempo, troppo nervoso in campo. Quindi ultimo quarto, tutto da vivere al Paraquilinia in questa 20ª giornata del campionato di Serie B. Ricordiamo che Muggia è al quarto posto, mentre Ponzano la segue a 4 punti, se non sbaglio, 4 o 6 punti? 6 punti. 6 punti. Sì, in questo campionato 6 punti non vogliono dire niente, tutte le squadre vanno molto aggiornate, si è visto anche come con pare 12 o 16 punti di differenza, 14 punti di differenza credo, con Loma e poi Muggia abbia perso. Le squadre sentono molto il momento evidentemente. Ultimo quarto quindi di gioco, tutto da vivere al Paraquilinia fra Intercap Muggia e Ponzano. Ricordiamo il punteggio che vende appunto avanti Muggia per 50-41. Quindi si riprende a giocare con Ponzano in avanti, Schiavon per la riva, da sotto subisce, commette il fallo Silli. Sul Schiavon, quindi rimessa dal fondo per Ponzano, Trisiol per Pizzolato, lotta sotto canestro, palla che quindi viene dato in favore di Muggia. C'è l'infortunio da parte, cioè subito da Metrek, che deve, è costretta ad uscire e quindi entra al suo posto Kumbat. Si prende a giocare, rimessa dal fondo per l'Interclub con Gregori, per Kumbat, per Janesic, per Rosin, Miccoli, Janesic, tiro di Janesic che realizza, 52 Interclub, 41 Ponzano, Schiavon per Tasca, Pizzolato, palla contesa fra la Pizzolato e Kumbat, quindi la freccia indica Ponzano, quindi se la palla Muggia, quindi la palla è andata a Muggia. Ciò che è un attimo fermato per permettere di asciugare il campo, il parquet. Così, 9 minuti e 3 secondi alla conclusione della partita. Cosa ti è passo di questo avvio di ultimo quarto? Mi ha colpito il fatto che all'avvio del quarto c'erano in campo soltanto le baby,
cioè tutta l'under 20 in campo, quindi se il coach voleva far provare le ragazze a vedere a che punto sono arrivate, mi pare che lo stia facendo. Adesso è rientrata a Kumbat, quindi con la sua esperienza darà sicuramente una mano, vediamo. Si prende quindi a giocare, entriamo in cronaca con Kumbat che realizza 54, Interclub 41, Ponzano, questo è anche il massimo vantaggio della partita. Fasi concitate, palla contesa. E questa volta viene dato ovviamente il possesso in favore di Ponzano. La battuta la Schiavon per Parocco. Prova il tiro completamente sbagliato. La tasca. E c'è il fallo su Kumbat. Quindi palla in possesso di Musa. Dal fondo Janesic per Kumbat. Janesic pressata da parte della Parocco per Rosine che realizza 56 Mugia, 41 Ponzano. Questo inizio di quarto pare Ponzano aver rallentato un po' la presa. Tiro da tre che non va e c'è il fallo. E c'è il fallo di Janesic e quindi rimessa a fondo in favore di Ponzano con la Parocco per questo tiro che non va da parte della Gasparini. Possesso che viene comunque sempre mantenuto in favore della compagine ospite. Tiro all'altezza della lunetta da parte della Parocco che viene sbagliato e Mugia quindi può ripartire con Kumbat per Janesic, per Silli, Gregori, Rosin, per Janesic, dentro per Silli e per squadra Rosin. Palla che viene sempre data in favore di Mugia, la battuta quindi Janesic per Kumbat che prova il tiro, coglie il ferro, lotta a rimbalzo, palla conquistato dalle biancoverdi, quindi la Parocco per dalla riva. Parocco prova il tiro, non va, quindi rimbalzo da parte di Silli per Kumbat. Gregori che commette infrazione di passi, cambio nelle file quindi di Mugia, esce Janesic ed entra Filipas. Vediamo il punteggio che rimane sempre invariato, 56 Interclub Mugia, 41 Ponzano Basket, 7 minuti esatti alla conclusione della partita con le ospiti a ripostare l'azione di attacco con Frada per dalla riva, dentro per Frada che da sotto sbaglia, recupera quindi Mugia con Kumbat e c'è il fallo commesso da parte di Frada su Kumbat. Cambio nelle file di Mugia, entra, esce Rosina ed entra Struna. Nel frattempo quarto fallo da parte di Frada. Situazione pesante anche per la compagine ospite, situazione falli. Si prende quindi il gioco con Silli per Gregori. Kumbat, Silli. E c'è il fallo in attacco commesso da parte di Struna. È minuto di sospensione chiamato da coach Giuliani. Un tuo commento, Rosin, su questo
su questi ultimi minuti di gioco su Muggia, che è a 15 punti di vantaggio, che è anche il maggior margine che ha avuto sulla compagine ospite. E Muggia sta controllando abbastanza bene, peccato qualche errore di troppo. Sto notando che fischiano molto falli di sfondamento, cosa che non vedo molto spesso fischiare, comunque va ben così, non ci possiamo lamentare, nessuno può lamentarsi dell'arbitraggio finora, penso. Adesso si tratta di giocare, tenere la palla, non esagerare, non correre troppo, soprattutto usare la testa e far passare il tempo. È uscita anzitempo Mezek per un infortunio, speriamo ovviamente che non sia nulla di grave. Non lo so, non ho capito bene cosa è successo, al primo istante sembrava una contrattura, speriamo che non sia niente di grave. Sta zoppicando sul piede sinistro, c'è qualche problema? Sì, vedo, si è tolta la scarpetta, infatti da come si teneva la caviglia sembrava quasi una contrattura, un polpaccio, non lo so. Vedremo quindi la cronaca con Ponzano in avanti, questo tiro che va a segno da parte di Dalla Riva. 56 Interclub, 43 Ponzano Basket, Kumbat per Gregori, per questo tiro da parte di Silli che va a segno, 58 a 43 per l'Interclub, con Ponzano a impostare con Frada per la Dalla Riva. C'è il fallo di Stuna che porta per due tiri della lunetta. La giocatrice di Ponzano che realizza il primo tiro libero. E realizza anche il secondo, quindi 2 su 2 per Roberta Dalla Riva. Più 13 in Interclub, 58-45. Silli non riesce ad agganciare. E c'è il fallo da parte di Struna, il quinto fallo, quindi partita conclusa per la giocatrice di Vierasca. Al suo posto entra Miccoli. Quindi due tiri dalla lunetta per Frada. Realizza il primo. E sbaglia il secondo, lotta rimbalzo, Muggia riconquista palla con Kumbat, in contropiede per Gregori, in entrata che sbaglia, rimbalzo da parte della Frada che si fa metà campo, poi passa il pallone, tiro da tre che non va, Muggia quindi recupera, dall'altra parte Silli, arresta, tira, accoglie il ferro, rimbalzo da parte di Gregori per Kumbat. Per Filippas, Silli, Gregori, per Miccoli, fallo in attacco da parte di Miccoli, che è il quarto fallo per la giocatrice di Vierasca. Quindi punteggio che rimane sempre ancorato sul 58 a 46, quando in pratica siamo giunti alla conclusione. Scusate, alla metà dell'ultimo quarto di gioco. Ci sono le proteste da parte di coach Giuliani, che viene richiamato dall'arbitro, quindi partita momentaneamente ferma. Si prende qui a giocare con Schiavon per Dalla Riva che da sotto realizza, più 10. Ponzano che ha recuperato qualcosina in quest'ultimo minuto. Palla persa da parte di Gregori, recuperata dalla Camazzola. No. E c'è il fallo da parte di
però si riprende quindi a giocare con Dalla Riva, schiavo per Dalla Riva, dentro per questo canestro realizzato da parte di Schiavon, 58-50, break in favore di Ponzano. Kumbat e subisce il fallo da parte della Camazzola. Cambio quindi per Muggia, esce Gregori ed entra Janesic, quarto fallo per la, comunque per la Camazzola. Si prende a giocare con Muggia in avanti, Janesic, Kumbat, Miccoli per Filipas, per Silli, Kumbat dentro per Miccoli che si prende il fallo da parte di Dalla Riva. Quarto fallo anche per la giocatrice veneta e quindi due tiri da lunetta per Miccoli. Sbaglia il primo. E realizza il secondo, 1-2 per Miccoli, 59-50. Quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gioco con Ponzano in avanti, da sotto realizza la Perocco, 59 Interclub, 52 Ponzano. Janesic per Miccoli, Janesic per Silli, Janesic, Kumbat per Miccoli che prova l'entrata, sbaglia e commette infrazione di passi. 3 minuti e 33, 59 Interclub, 52 Ponzano. Cambio nelle file di Muggia. Gara che è momentaneamente ferma. Tre minuti e 32 alla conclusione della partita. Palla quindi in possesso di Ponzano con Camazzola. Per Frada, Camazzola. Per Schiavon. Per Dalla Riva che commette infrazione di passi, quindi Muggia ha il possesso palla, rimessa a lato da parte di battuta da parte di Gregori per Janesic, per Silli, per Gregori, Kumbat per Silli che prova di tiro da lunga distanza, sfiora solamente il ferro e quindi possesso di Ponzano. 3 minuti esatti alla conclusione della partita, 53 Muggia, 52 Ponzano. Schiavon perde palla, recuperata quindi da Muggia con Kumbat, dentro con Miccoli che da sotto realizza punti pesanti e questi di Muggia. Minuto di sospensione chiamato dal tecnico ospite Tomei. Rosine, un ultimo quarto veramente vibrante e con qualche emozione. Abbiamo visto un po' di tutto in campo e anche fuori. Adesso stiamo entrando decisamente nella fase decisiva. Ponzano è sempre lì, sta facendo la sua partita e Muggia che sta facendo e disfando. Mancano, sono 2 minuti lunghissimi ancora. C'è anche forse un po' di nervosismo?
Ah, sicuramente, ma il nervosismo si è visto già in più fasi, in più volte durante la partita. Abbiamo visto quei tempi, i mezzi tempi che praticamente non si è giocato, il terzo tempo che il terzo tempo che anch'esso è andato via sull'onda del nervosismo e basta, salvo una parte finale in cui si è giocato un po' più a basket. Adesso chiaramente chi avrà i nervi più salti porterà a casa la partita. Le squadre rientrano in campo dopo il minuto di sospensione, mancano esattamente 2 minuti e 43 alla conclusione della partita, con l'Interclub Muggia avanti di 8 lunghezze, 61 a 52, con il possesso palla in favore di Ponzano. Camazzola per la Perocco. Da sotto Frada, questo tiro che non va da parte della riva e quindi riconquistato il possesso da parte di Muggia, con Kumbaz per Gregori, Kumbaz per Miccoli, Janesic sotto per Miccoli che si gira, prova, tira, poi il tiro e lo sbaglia. 2 minuti esatti, 61 a 52. Sotto rimane quindi invariato Schiavon per la Camazzola. Fallo! E c'è il fallo. Dai, guardate il muso che dà! Da parte di Kumbat. E quindi due tiri dalla lunetta. Per la Schiavone realizza il primo e sbaglia il secondo, rimbalzo Muggia con Miccoli per Janesic. Janesic che commette infrazione di passi, e sinceramente ci sembrava più un fallo subito da Janesic che un'infrazione di passi, ma gli arbitri hanno deciso in questa maniera. Quindi nulla di fatto in avanti per Muggia, esatto, rimane così ancorato sul 61 a 53, 1 minuto e 40 alla conclusione, con la Frada per gli ospiti in avanti, con la Parocco in entrata che mette a bersaglio altri due punti. Sono 6 lunghezze che mancano, che sono lunghezze. Il distacco fra due formazioni, 61 a 55, Kumbat per Silli, Janesic per Miccoli, dall'altra parte Kumbat che realizza ma non viene dato il canestro. Anche qui abbiamo qualcosa da ridire sulla decisione dell'arbitro, perché a noi ci sembrava il fallo, cioè il canestro valido, ma così non è. E quindi due tiri da lunetta da parte di Kumbat. Decisioni queste ultime abbastanza discutibili. Kumbat che sbaglia il primo tiro libero, coglie il ferro e realizza il secondo, 62 a 55. Punti pesanti quelli di Muggia, punto pesante quello di Muggia. Gasparini per Perocco che in entrata sbaglia, Kumbat conquista quindi palla, azione in avanti per Rivieraschi con Janesic, Gregori, Miccoli per Kumbat, per dentro per Miccoli che realizza punti veramente importanti e la partita a questo punto può dirsi quasi conclusa. Mancano 40 secondi, 64 a 55 per Muggia. C'è il fallo quindi del Silli che manda alla lunetta per due tiri liberi da Schiavò. Segna il primo. E segna pure il secondo, 2 su 2, 38 secondi alla conclusione, 64-64 Muggia, 57
Punzano con Muggia in avanti, Gregori per Janesic, mette Gregori, Janesic per Kumbat, Gregori sbaglia il tiro da tre, ma poi acquistata da Muggia con Kumbat. È partita che virtualmente è conclusa. Fallo tattico da parte della Perocco su Kumbat, quindi ci saranno due tiri liberi per Muggia. Realizza il primo Kumbat. E sbaglia il secondo, 65-57, 15 secondi alla conclusione. Frada per la Schiavon, c'è il tiro che non va da parte della Schiavon, e poi viene realizzato da parte della Frada. È partita quindi che si conclude con l'Inter Club Muggia che batte il Ponzano Basket con il punteggio di 65-59. Un ringraziamento a Riccardo Rosin per il suo commento tecnico e noi vi diamo appuntamento alla prossima gara interna del Pagano Inter Club Muggia. Buon proseguimento con i programmi della rete. Le partite dell'Inter Club Muggia vi vengono offerte da Gruppo Euris, soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto. Petrol Lavori, sabbiature e pitturazioni, lavori industriali e navali. CMG, costruzioni e manutenzioni generali. Farmacia Aquilinia, il collegamento per la tua salute. www.farmacia-aquilinia.it. TES, consulenza nei settori della sicurezza, dell'ambiente, della qualità e della progettazione. Old London Pub, ampia scelta di whisky a San Giacomo, via Caprin 17, Trieste.